Ed eccoci cari telespettatori, parliamo non soltanto come abbiamo detto per gli anziani ma in genere per le famiglie, per i lavoratori, un po' per tutti e lo facciamo questa volta con il CAF CGIL Nord-Est che ci può dare una panoramica in persona di Sandra Rodella, responsabile fiscale CAF Nord-Est, ben arrivata qui con noi. Grazie. Una panoramica in generale delle novità che sono prospettabili per l'anno che è appena iniziato. C'è stata quindi una riforma, non una riforma fiscale perché non si può dire magari c'è ancora a venire questa riforma fiscale, comunque una riforma IRPEF. Ormai sappiamo non è come era nelle aspettative, il sindacato della CGIL non è stato pienamente soddisfatto, adesso vediamo quali sono, che cosa ci aspetta sostanzialmente, quali sono le fasce maggiormente che trarranno maggior beneficio e se ci sarà effettivamente un incremento delle entrate in virtù di un'azione sul cuneo fiscale, punto di domanda. Allora, ci spieghi bene come si sta configurando, quindi cosa aspettarci in base anche alle varie fasce di reddito, alle categorie, eccetera. Allora, diciamo che questa revisione delle aliquote e degli scaglioni, perché di questo si tratta, non è una vera e propria riforma, ma insomma è una revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito. Tanto è vero che le aliquote passano da 5 a 4 e così pure gli scaglioni di reddito. Quindi diminuiscono le aliquote fino a 50.000 euro. Hanno subito tutta una diminuzione nella prima fascia fino a 15.000 euro, oltre i 15.000 euro l'aliquota del 43%, abbiamo visto che è scomparsa l'aliquota del 41%. Se noi facciamo, oltre poi a modificare le aliquote e hanno modificato anche le detrazioni per lavoro dipendente, per pensione e per redditi assimilati. In questa riforma però una cosa che non dico che è passata così è che hanno revisionato anche il trattamento integrativo, il cosiddetto bonus ex Renzi e Gualtieri, quei famosi 100 euro che venivano percepiti in busta paga e che non ci sono più, o perlomeno ci sono, sì, rimangono sì, ma fino a 15.000 euro, invece vengono o potrebbero non esserci fino a 28.000, potrebbero esserci o non esserci, a seconda se la persona ha o non ha determinati tipi di detrazioni. Allora io un attimo però per spiegare bene, perché la interrompo un secondo, abbiamo le nuove aliquote IRPEF, avevamo visto prima una slide, quindi spieghiamole bene che così le persone possono anche comprendere se rientrano oppure no. Allora, fino a 15.000 euro l'aliquota non è stata toccata, era il 23% e lo scaglione era, ed rimane sia lo scaglione che l'aliquota. Perfetto. Poi da 15.000 a 28.000 l'aliquota scende dal 27 al 25%, quindi abbiamo un beneficio del 2%. Da 15.000 a 28.000 euro l'aliquota passa, abbiamo detto, dal 27 al 25. Da 28.000 a 50.000 invece scende del 3%. Dal 38% al 35%. Cosa succede? Prima c'era un'ulteriore fascia del 41% che andava dai 55.000 ai 75.000. Quella fascia non c'è più, è stata assorbita dalla fascia che va dai 50, dai 28 ai 50 e tutto arriva al 38%. Mentre invece dai 50.000 in poi l'aliquota aumenta e va al 43%. Quindi viene eliminata l'aliquota del 41%, viene eliminato uno scaglione di reddito e si passa da 5 scaglioni a 4 scaglioni e da 5 aliquote a 4 aliquote. Quindi c'è un grosso divario sostanzialmente da 50.000 a 55.000 euro, giusto? Quello è il grosso salto. Sì, sì, il grosso salto è quello, però poi andremo a vedere cosa succede comunque per i redditi medio-alti. Sono stati apparentemente, guardando questa scheda, sarebbero quelli più penalizzati, poi vedremo che non è proprio così.
perché comunque queste sono tutte aliquote marginali. Quando noi andiamo a fare il calcolo dell'IRPEF, si parte ovviamente da zero e quindi se mi vengono diminuite le prime aliquote, la scaglione del 23, del 27 passa al 25, dal 38 passa al 35 fino a 50.000 euro, comunque anche chi ha redditi fino a 50.000 euro viene a beneficiare di questa riduzione, anche se poi la parte superiore mi viene tassata al 43%. Quindi precedentemente ho subito comunque una riduzione di aliquota. Ah, quindi Quindi, viene divisa stando a questa l'importo. tabella, scusi, dovrebbero avere tutti un beneficio stando a questa tabella. Perfetto. E poi abbiamo invece da 75.000 in poi, resta il 43%. Sì, è confermata l'aliquota precedente. Quindi lì non cambia niente. La Non cambia polemica è niente. insorta, però, che altro per questa fascia di 50, superiore ai 50.000 euro, se non erro, perché si diceva che questi potevano avere, anzi, avranno i maggiori vantaggi quando non rientrerebbe né nella fascia media della popolazione, famosa classe media che si voleva aiutare e incentivare anche a tenere in movimento l'economia, né quella bassa bassa che tutto sommato, quindi resta invariata. Certo. Allora, Prego. no, prego, prego, ho fatto Poi, che raccomando. cosa è successo? Ovviamente non hanno solo fatto la revisione delle aliquote, ma sono state riviste anche le detrazioni per lavoro dipendente, per pensione, per redditi assimilati, per fare in modo che il tutto avesse, tutti potessero avere un beneficio fiscale. Nel ritoccare però le ritenute, cioè le aliquote, le detrazioni, è stato anche ritoccato quello che era chiamato trattamento integrativo. Il trattamento integrativo, come dicevo prima, veniva dato a tutti coloro che avevano redditi fino a 28.000 euro e poi fino a 40, ma solo in proporzione, venivano dati 100 euro al mese pari a 1.200 euro l'anno di trattamento integrativo. Questo trattamento integrativo è stato rivisto. Quindi con le nuove aliquote viene meno anche quello che era definito bonus Renzi Gualtieri, ma viene rivisto per tutti i redditi superiori a 15.000 euro. Quindi fino a 15.000 euro rimane questo trattamento integrativo di 1.200 euro. Fino a 28.000 euro invece, per averne diritto, bisogna che le detrazioni, non solo di lavoro dipendente, ma le detrazioni, e viene stabilito dalla norma quali sono queste detrazioni. Per esempio, la detrazione per chi ha acquistato l'abitazione principale e si è fatto un mutuo entro il 31 dicembre 2021, o chi ha ristrutturato casa, o chi aveva spese mediche che ha rateizzato. Quindi se il totale di queste detrazioni supera quella che è l'imposta lorda, determinata tenendo conto degli scaglioni e delle aliquote che abbiamo visto prima, si può aver diritto in parte a questa detrazione, a una parte di questo bonus integrativo, altrimenti non si ha diritto a nulla. E da verifiche che abbiamo fatto, quindi tutti coloro che hanno esclusivamente lavoro dipendente e redditi, facciamo un esempio, uno che ha un reddito di 26.000, 26.500, 26. Se non ha redditi di lavoro, se non ha altre detrazioni all'infuori dei redditi di lavoro dipendente, perde questo trattamento. E quindi abbiamo verificato che il beneficio c'è, sì, ma non è quel beneficio che ci si aspettava per redditi di questa tipologia, perché il beneficio va attorno ai 90, 89, 100 euro, non 500-600 euro come si diceva, o qualcuno parlava addirittura di qualche migliaia di euro. Perché questo, per effetto di questo trattamento integrativo che è stato tolto, viene meno, o che è stato rivisto, viene meno. E non senza Quindi possibilità di rielaborarci sopra, insomma, così è.
Così è, perché ad oggi questa è la normativa, queste sono aliquote, questi sono gli scaglioni, le detrazioni sono già state stabilite, quindi il calcolo, questo avviene. Ecco, relativamente a chi ne beneficia, abbiamo anche qua la slide di cui lei stava parlando, che dove c'è uno schema abbastanza preciso, e vediamo che effettivamente è ben poca cosa per le situazioni medio-basse, insomma per la media, insomma, diciamo delle retribuzioni. Si sale tantissimo quando si va invece su cifre molto più importanti. Più alte, molto più importanti. Infatti, se noi guardiamo su questa slide, noi vediamo, vabbè, a parte gli 8.000 euro che non pagano imposta, quindi se non c'è imposta non recuperi Vabbè. neanche nulla. Però andiamo a vedere la fascia. Io facevo l'esempio prima dei 26.000 euro, qua abbiamo 28.000 euro e il beneficio è di 57 euro, perché viene perso proprio perché. Se qui non ci sono solo detrazioni per lavoro dipendente, quel trattamento integrativo è stato perso. Questi Vediamo 57 che sono ma mensili o annui? È sono annui questi, non mensili. terribile. Eh sì, parliamo, questi importi che vediamo qui sono annuali. Eh sì, c'è una differenza. Quindi Quindi le gli persone dovrebbero importi. vedere in che fasce di reddito entrano guardando diciamo, a sinistra le indicazioni, capire Sì. che cosa hanno preso e poi la differenza a quel che resta, insomma, che non è una cifra certo piacevole. Non sono grandi cifre, ecco, insomma, non sono. Mentre invece aumentano molto di più i redditi, man mano che vediamo che saliamo 50.000, 55.000, ma perché? Perché questi già precedentemente non godevano del trattamento integrativo, perché arrivava ad un massimo di 40.000 euro. Quindi, non dovendo scontare nulla, il fatto di aver diminuito le aliquote gli ha permesso comunque di avere un beneficio maggiore, anche se superati i 50.000 euro, l'aliquota è quella del 43%, ma ne beneficiano per effetto delle due precedenti, che scendono del 2% e del 3%. La stessa cosa, prima ho parlato di redditi, adesso parliamo invece di pensioni, quindi vediamo anche la slide successiva, perché voi avete riscontrato che anche dal punto di vista pensionistico la situazione di beneficio fiscale non è così eclatante. Ah, non è che cambia di molto. Se noi andiamo a vedere, le aliquote quelle, gli scaglioni di reddito sono quelle, cambia un po' perché? Perché le detrazioni per pensione sono diverse rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente e quindi un pochino si modifica. Però anche lì andiamo a vedere che mano a mano che saliamo aumenta quello che è il beneficio. Prima le pensioni avevano comunque un beneficio, se non sbaglio era solo per i redditi, i famosi 100 euro, Sì, era solo per il lavoro dipendente. Le pensioni non beneficiavano di questo famoso bonus di quindi 1.200 questo è euro. un primo passo che può essere interessante. Sì, questo sì. Però, prego. Allora, diciamo che nessuno ci rimette. Il buono di questo è che nessuno ci ha rimesso perché non c'è nessuno, non ci sono fasce di persone che andranno a rimetterci qualcosa. Ci sarà qualcuno che non prende nulla di più, cioè i redditi più bassi, quelli dove non pagavano IRPEF prima, pagano IRPEF adesso e quindi per questi non cambierà nulla. È un primo passo, nessuno comunque, tutti bene o male qualcosa ci guadagnano, questo sì. Quindi, vabbè, in qualche modo cerchiamo di esserne contenti. Anche qui le pensioni, vediamo 57.300 euro lordi di pensione, il beneficio fiscale è già di 624 euro, cosa non di poco conto. Mentre per una pensione annua lorda di 8.250 euro, il beneficio è di solo 38,37 euro, 38 euro. quindi minimo. Allora, Sì, perché costo. va a recuperare le ritenute che pagava prima, avendo rimodificato le detrazioni, c'è un recupero di imposta primaria. Riassumendo, costo della riforma, qui vediamo quest'ultima slide che così ci fa comprendere la portata di questa riforma, qual è stata? 7,29 miliardi. Sì, questo è il costo legato solo ovviamente alle persone fisiche, la riforma legata alle persone fisiche.
Questo è il costo della riforma. Quindi. Se noi andiamo a vedere, su 42 milioni, quasi 48 milioni di contribuenti, sono 28 milioni, quasi, quindi il 65% sono avvantaggiati. E il vantaggio, come possiamo vedere, si aggira intorno ai 250-264 euro. Poi ci sono 14 milioni e mezzo di persone che restano lì, quindi non ci rimettono e non ci guadagnano. E poi c'è un 1%. 372.000 che sono penalizzati di circa 188 euro così. Il 50% delle famiglie, però, e questo è il dato, il 50% delle famiglie meno abbienti beneficia di circa il 25% delle risorse, mentre il solo il 10% beneficia del 22%. Ecco, questo non stride con il principio di proporzionalità. In parte sì, però come le dicevo, secondo me questa cosa è successa perché non si era tenuto conto di questo trattamento integrativo, di questi famosi 1.200 euro, perché se l'avessero lasciato ne avrebbero beneficiato un sacco le persone del reddito che andava dai 22 ai 28.000 euro, perché il grosso dei nostri, delle persone stanno su questa fascia. Ma è la fascia che meno ci guadagna perché avendo rimodulato il trattamento integrativo il beneficio si è praticamente perso. Ma questa cosa ve ne siete accorti? Se ne sono accorti a cose fatte troppo tardi? Oppure perché non penso che sia una mera Ma distrazione, la insomma. CGIL su questa cosa l'aveva fatto presente, tanto è vero che insomma c'è stato anche uno sciopero sulla riforma dell'IRPEF e sulle pensioni. Questa cosa, devo dire che la riforma dell'IRPEF inizialmente riguardava scaglioni di reddito per il reddito e aliquote, poi dopo hanno rivisto in parte le detrazioni, hanno anche aggiunto una detrazione aggiuntiva per i redditi da 25.000 a 35.000 per lavoro dipendente, ma anche sulle pensioni, quindi hanno fatto anche degli aggiustamenti dopo che era stato fatto presente questa cosa, però cioè, il divario non era poco, quindi nonostante poi i ritocchi fatti siamo arrivati a questo punto, ma all'inizio era ancora peggio, nel senso che non, prima di certi aggiustamenti c'erano proprio persone che perdevano anche, c'erano benefici, quindi qualcosa è stato fatto, però insomma, questo è quello che si è riusciti ad ottenere. Esatto, per quello voi non siete in una posizione un po' di, diciamo, di agitazione. Sì, insomma, basta, cioè, da una parte è un primo approccio, però insomma, poteva essere gestito anche in maniera diversa. Sommariamente, senza entrare nel dettaglio, ma magari lo faremo anche in altre circostanze, ci sono delle le detrazioni per spese mediche, tutte le detrazioni fiscali che sembrava andassero ritoccate per lavori in casa, sono state riviste oppure potremmo dire che si ritroveranno quelle che c'erano? Dopo parleremo, Diciamo un'altra che puntata, parleremo anche di assegno unico, un capitolo a sé stante, più che altro in generale per capire se ci saranno. allora, per quanto riguarda la legge di bilancio, alcune agevolazioni che sembravano non esserci più sono state invece lasciate. Pensiamo per esempio al super bonus. Super bonus è rimasto. Rimarrà per tutto il 2022 e non soltanto fino al 30 di giugno, a patto. Poi hanno messo comunque delle clausole, nel senso che i lavori devono comunque essere completati almeno in percentuale entro il 30 di giugno. E poi hanno distinto i lavori delle singole abitazioni rispetto ai condomini. I lavori sui singoli edifici, quindi vanno fino al 2022, i lavori invece sui condomini vanno più avanti, possono arrivare fino al 2025. Abbiamo visto che andrà scemando un pochino quello che è la percentuale, si passa dal 110 al 70 per arrivare al
60% nel 2025, però ecco, è rimasto. Sono rimaste le agevolazioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche, hanno prorogato anche quello che è il bonus facciate per tutto il 2022, anche se passiamo dal 90% di detraibilità al 60%, è rimasto il bonus TV e hanno aggiunto anche il bonus decoder. Per le persone addirittura che sono anziane, gli viene facendo un'apposita domanda, gli viene addirittura Chiaro. spedito a casa. Va bene, perfetto. Insomma, qualcosa ci resta. Di qualcosa è Va rimasto, bene. sì, qualcosa si è spinto. Benissimo. Allora, io la ringrazio tantissimo del suo intervento. In prossime puntate parleremo anche di altre cose molto importanti, che tra l'altro anche delle scadenze. Intanto io le auguro buon lavoro. E a voi telespettatori, restate Grazie. con noi perché la puntata naturalmente continua, quindi dopo la pubblicità, tra poco.